Rasentammo quasi i tetti. Eileen Garrett, 1893-1970, celebre medium inglese, i suoi primi compagni furono dei bambini, probabilmente bambini astrali, che vedeva lei sola e con cui giocava, probabilmente in una trance infantile. Molto presto si rese conto di essere diversa dagli altri. Vedeva nell'aria luci colorate in forma di globi che circondavano le persone e si muovevano a seconda di quello che le persone pensavano. Non riusciva ad intendersi con le compagne di scuola che la deridevano e la chiudevano sempre di più in se stessa. Un giorno, per curiosità, la Garrett assiste ad una seduta medianica ed ha visioni di parenti defunti dei presenti. Attraverso di lei parla un certo Uvani, personalità orientale, il quale gli comunica che Eileen è destinata a divenire medium. Dopo la frequentazione del British College of Psychic Science, la Garrett ha effetti di chiaroveggenza, personificazione e precognizione. Durante una seduta il 7 ottobre 1930 avviene il celebre caso del dirigibile R-101 dell'aeronautica civile inglese precipitato in Francia presso Beauvais il 5 ottobre 1930. Già nel 1926, quando il dirigibile R-101 era ancora in costruzione, la Garrett ebbe la visione di un dirigibile che ondeggiava nell'aria trasportato dal vento. La visione si ripeté nel 28 e nel 29. La medium vide allora il dirigibile precipitare divorato dalle fiamme. Due giorni dopo il disastro, il 7 ottobre 1930, la Garrett, in una seduta con il metapsichista Harry Price, ricevette la comunicazione del tenente Irving, il comandante del dirigibile R-101. Questi dettò una grande quantità di insufficienze tecniche che causarono la caduta del dirigibile, quasi tutte confermate dalla commissione d'inchiesta. E in ultimo disse: rasentammo quasi i tetti ad Ashi. Commento: il caso del dirigibile R-101 è un nitido esempio dell'esistenza dell'eterno presente, in cui è congelato tutto ciò che ci appare come passato, presente e futuro.